Le prove davvero di Saglio, di Rittman e di Negri, quindi entriamo subito nel vivo del rally, dopo ti ridarò la linea. Talino. Sì, io volevo solamente dirvi una cosa, una piccola aggiunta di carattere umano, se volete, perché penso che sia sempre importante anche in questo mondo così ipertecnologico. Ho visto tanti piloti che molto nervosi, molto tesi, soprattutto i navigatori, perché questa gara bisogna riconoscere che quest'anno si sente davvero moltissimo. C'è un parterre di piloti straordinario come non accadeva da tempo. Intanto guardiamo la partenza, è incredibile, è spettacolare davvero, a ruote fumanti di Davide Riedman. È impressionante questo ragazzo quando guida. Prendiamo la linea allora, Vincenzo, perché stiamo vedendo le immagini del numero 16 di Davide Riedman, che è uno dei favoriti, Tanino, che vuole vincere a tutti i costi. L'abbiamo sentito anche nel commento, invece Saglio ha detto sì, lo facciamo per la gente, ma la prova spettacolo a noi non è che cambi molto la vita. Certo, questa prova qui, ripeto, è proprio spettacolo, però adesso con Negri, Saglio e Riedman abbiamo tre principali per la vittoria. Perciò ho visto che Negri è andato con un passo veloce, Saglio abbiamo visto che ha fatto diverse curve di traverso e Riedman sta facendo altrettanto, perciò lotteranno sul secondo. Tre macchine praticamente uguali, dici che c'è qualche differenza oppure Clio, Williams, tutte gruppo A7? Ma no, sono tutte allineate, ci può essere qualche cavallo di differenza, ma sono tutti sui 210 cavalli, perciò è solo una questione di manico, cioè del pilota. Vediamo Riedman che cerca di stare il più pulito possibile, di aprire subito un'uscita dalla curva. Sì, questa qui era una curva con tutto asfalto, perciò non era necessario chiuderla, perché molte curve bisogna chiuderle e andare sui sassi. Vi chiederei la linea, perché qui abbiamo adesso la vettura, la R5 Clio di Marco Zacchera e di Nicolini. Se fosse possibile... Vai Vincenzo, allora, vai! Aspettate... Tiro ancora giù il... Ma chi è sta gente che si permette di dare ordine a un parlamentare della Repubblica? Ma scherziamo, stiamo scherzando. No? Allora, Zacchera, com'è che... come va? Adesso bisogna pensare a rally, in bocca al lupo a tutti. Allora, lasciamolo così. Io non sono riuscito a capire cosa ha detto, però volevo sentire adesso Daniele Nicolini, se mi tira giù il finestrino. Anche lui è un po', diciamo, non preoccupato certamente, però una battuta da Daniele vorrei però comunque sentirla. Daniele, siete dati tra i favoriti in questa gara? Speriamo di portare a termine la gara, soprattutto di arrivare sul podio. Poi l'importante è divertire il pubblico e andare bene. Allora, tu sei un po' il re di Montecrestese. Ma sì, Montecrestese è casa mia, abito lì, andavo sempre a trovare mia nonna, quindi la strada lo so bene. Correre con accanto un onorevole ti emoziona un po'? No, anche perché è molto molto bravo, è professionale. Allora, non ho preso la cosa bene dirlo, molto ma molto sul serio, lasciamoli andare e poi eventualmente ci risentiamo ancora tra qualche istante. Ok Vincenzo, prendiamo la linea, ecco, perché parte Nicolini che ha dichiarato voglia di fare il podio. Nicolini è il pilota di Montecrestese locale, uno dei più forti della zona. L'anno scorso è stato sfortunatissimo, speriamo che quest'anno gli vada bene. Certo che se non c'è qualche ritiro difficilmente arriva sul podio, insomma. Quest'anno Tanino ci sono davvero tanti candidati al podio, è difficile stare dentro nei primi tre. Diciamo che sarebbe meglio dire un podio dei primi 10, perché i primi tre è molto molto dura. Adesso stiamo vedendo il numero 18 con un'altra Clio Williams che è Barbieri insieme a Dresti, però noi ci fermiamo 2 minuti, ritorniamo da voi con la prova di Nicolini con Zacchera, restate con noi. Tempo del 14 e 15 e 16. Riprendiamo la linea dopo la pubblicità, stiamo seguendo la prova, attenzione, incidente del numero 19, Barbieri Dresti, abbiamo preso proprio la linea, c'è un problema Tanino, abbiamo visto che ha perso proprio la ruota, dietro arrivava Nicolini. Questa qui ha rotto proprio la sospensione, non penso che abbia toccato da nessuna parte, adesso... Abbiamo visto la ruota completamente disfatta, deve aver rotto la sospensione, probabilmente infatti dietro però
pericoloso perché arrivava Nicolini dietro Barrera con Senestrano. Se non riusciva a mettersi fuori strada, c'era possibile che Nicolini veniva danneggiato perché non riusciva a passare. Ecco il perché queste prove qui, diciamo proprio da spettacolo, non sono prese sul serio dai concorrenti. Perché? Perché sforzano troppo gli organi meccanici e qualche sospensione può cedere, come in questo caso. Quindi è ceduta la sospensione molto probabilmente della numero 19 Barbieri Dresti. Adesso andiamo un attimino in presa diretta sulla gara di Nicolini, perché è importante, uno dei favoriti. Nicolini, ho visto che è andato via pulito, senza danni, e dovrebbe aver fatto un tempo discreto. Barrera, un'altra Clio Williams. Barrera con Senestraro cercano di arrivare tutti all'ultima curva tagliandola, Tanino, quello che forse ha commesso di errore Barbieri, che ha tagliato e dato fuori. Ci sono alcune curve che devono essere tagliate per forza e andare sulla terra, mentre invece ce ne sono delle altre che potrebbero non essere tagliate, ma devi per forza intraversare la macchina giocando col sinistro. Vincenzo, a te la linea con Cataldo. Allora, Cataldo, come sta andando? Anche se siamo appena alla partenza, ma anche voi mi sembrate però abbastanza tranquilli, Sì, vediamo. Solo proprio per divertirsi o un pensierino almeno di gruppo lo fate? No, beh, assolutamente. Vediamo. Allora, eccovi, restituisco intanto la linea. Ok, riprendiamo la linea, Vincenzo, perché adesso siamo su Ramoni Barello, poi Morello, poi vedremo proprio Cataldo insieme allo solano Luca Belletti, poi tanti altri piloti importanti, poi arriveremo anche all'Eterno De Cè con il numero 29. Ricordiamo che per adesso tempi alla mano, il miglior tempo l'ha segnato Giudici con Fatichi, che ha vinto l'anno scorso il rally con Saglio, quest'anno corre con il pilota Solano, mentre Saglio corre in coppia con Zegna. Una prova spettacolo, abbiamo visto l'incidente purtroppo di Barbieri Dresti senza conseguenze. Ricordiamo, prova speciale numero 1 da Druogno qui intorno alla Cologna, intorno al Formont, 2 km 350 metri di prova speciale. Dopo i concorrenti passeranno per la PS2 a Crodo. Adesso vediamo proprio sfrecciare qua davanti il Clio Tanino sotto le nostre telecamere con Ramoni Morella. Vedo che Ramoni la sta prendendo sul serio, ha tenuto giù su moltissime curve, le ha proprio tagliate come se fosse l'ultima prova e non la prima, perciò dovrebbe aver fatto un tempo buono. Abbiamo le immagini adesso dall'alto di Cataldo, che arriva alla curva forse un po' larga. Ma diciamo è uscito largo, però ho visto che ha schiacciato tutto, perciò non dovrebbe aver perso tanto. Cataldo, speriamo che come gli altri anni faccia una bella gara e arrivi sempre nei primi 10 come sta facendo negli ultimi anni. Ecco, come vedete, ci sono alcuni pezzi che devono per forza tagliare, andare sull'erba, sulla terra, e questo fa sì che porta tutta la terra, i sassi, in mezzo all'asfalto, perciò non si può poi andare soltanto sull'asfalto, bisogna tagliarla per forza. Andiamo ancora a queste Clio Williams. Diciamo che, Tanino, la Clio è la macchina migliore per il Vaglio Solane, secondo te? Ma attualmente la Clio è proprio la favorita, perché c'ha una leggerezza, una potenza, una duttilità senza uguali, perciò dovrebbe racchiudere sulla Renault Clio il vincitore. Non dimentichiamo Pozzi, perché Pozzi è uno dei piloti più veloci del novarese, c'ha una punto 1600, perciò è l'unico che può impensierirli. Secondo te, con una classe N, abbiamo parlato benissimo di questo Amelio che avrà il numero 86, può impensierire i primi, secondo te, questo Amelio, nonostante la differenza di macchina? Ma impensierire proprio i primi no, però c'è da tenerlo d'occhio per i primi 10, perché rispetto ai primi ci avrà un 50 cavalli in meno, penso. Adesso stiamo vedendo i due magistrini con la Renault Clio Williams, sempre del gruppo A7. Adesso sta per partire Soldà in coppia con Aresca, fra qualche macchina. Vincenzo, ti ridaremo la linea per sentire magari Adriano De Cè, che è uno dei veterani del rally delle Vaglio Solane. Dunque adesso stiamo per vedere la partenza di Soldà, Aresca,
tantissima gente, Tanino, vediamo intorno alla prova spettacolo, la gente gradisce questo tipo di prova. Ma guarda, hai detto proprio tu, si chiama proprio prova spettacolo per far sì che la gente si avvicini il più possibile alle macchine senza correre rischi. Per i concorrenti queste prove qui sono solo dannose, in quanto si rischia, se ti giri o fai un errore, di perdere, se non la gara, partire handicappato. Però per lo spettacolo è proprio il bene dei rally. Vincenzo, vai con Adriano De Cè, che quest'anno ha cambiato macchina al Clio Williams. Il tempo del 14, 15, 16, è possibile averlo? Allora, posso avere la linea che volevo provare a sentire De Cè? Vai tranquillo con De Cè. Allora, eccolo qui che sta arrivando allo starter. Andiamo un pochettino indietro, ma aspettiamo che venga avanti De Cè. Eccolo qui che si sta preparando con la sua consorte. Eccolo qui, lasciamo però che si posizioni. Ha tirato giù il finestrino anche per noi. Allora, attivi un pochettino di tensione, devi andare un po' più avanti, corretti i nostri commissari. Eccolo qui. Allora, io mi avevo avvisato di mettere le frecce sul parafango. Allora, c'è un problema che poi ci spiegheranno, c'è un problema di frecce su queste macchine. Allora, Adriano, sei sempre contento di poter prendere il via, questo, però sta per partire, non siamo riusciti a sentirlo perché è arrivato un commissario. Beh, non era il momento più opportuno, io penso, per andare a far notare a un concorrente che aveva un problema di natura meccanica. Insomma, il commissario ha contestato ad Adriano De Cè la mancanza delle frecce sul parafango anteriore. Non ho capito se questo, perché commentiamo la prova di adesso un attimo di Adriano De Cè. Prima c'è in Perazzolo con Stivanello, adesso fra qualche secondo dovremo poter seguire la prova di Adriano De Cè con Clio Williams. Ricordiamo che lui negli ultimi anni ha sempre corso con la Nissan Sunny. Quest'anno ha provato anche il Clio Williams. Eccolo qua, Tanino, Adriano De Cè. Ecco, il De Cè lo vedo bello, grintoso, caricato. Gli ho parlato la settimana scorsa e si voleva mettere alla prova per vedere se i giovani riuscivano a tenere il suo passo. Dobbiamo solo aspettare. Adesso parte Frattini con Martinelli con il numero 30. Eccolo qua, Adriano De Cè. De Cè è passato molto molto bene. Adesso vediamo alla staccata. Il bello anche della prova spettacolo è che ci sono 4-5 macchine sempre sulla strada, in quanto partendo un minuto uno dall'altro c'è questo genere di spettacolo. Vediamo che si seguono le partenze. Qua c'è sempre Adriano De Cè con il suo Clio Williams completamente nero. Lo vediamo uscire molto bene anche dalla curva precedente, Tanino. Molto molto bene, ha tagliato senza andare sull'erba, perciò dovrebbe aver guadagnato. Bellissime queste immagini, ricordiamo il supporto dell'elicottero, immagini dal basso, le telecamere, uno sforzo notevole da parte della televisione per darvi il rally attimo dopo attimo. De Cè, abbiamo seguito praticamente tutta la prova, adesso lo vediamo dall'alto. Adriano De Cè nell'ultimo tratto della sua prova, adesso è partito il numero 31 che è Martinelli con Castelli. Qua siamo sempre nel gruppo della 7, Tanino, vediamo la prima Opel Astra GSI. Sì, però ecco, queste sono sempre nella classe questo 7. Questo è il Peugeot che è Frattini, il 306. Sì, però ecco, sono macchine queste Opel Astra che non sono competitive né come la Clio né come la Punto. Ricordiamo, 40esima edizione del Rally delle Valli Ossolane, Coppa Italia, prima zona, coefficiente 1,5, 10 prove speciali su asfalto, 73 km e mezzo quasi di prove speciali per un totale di 380 km. Oggi sabato la prova speciale spettacolo che stiamo seguendo di 2,35 km, poi a Crodo Mozio per la seconda prova speciale il riordino di Trontano, e da domani, il secondo giorno,
via via Montecrestese e Calasca con Sogno Aurano da ripetere due volte, poi l'arrivo a Druogno intorno alle 7 di domani sera. Adesso è partito il numero 32 che Galli Alan con Daniele Sudati con l'altra Opel Astra GSI. Ricordiamo il nostro contributo di domani 12.30, 19.30, 20.30 per raccontarvi tutto quello che riguarderà il rally. Adesso un attimino di pausa, due minuti di pubblicità dalla regia, noi ci rivediamo fra poco. Riprendiamo la linea dopo la pubblicità e abbiamo subito un incidente e un problema per Ramoni, perché Tanino il 31 è fermo, che è Martinelli. Ecco il problema che può verificarsi: qualcuno si gira e quello successivo che passa qualche secondo ne ha tratto un grosso dispiacere. Sul 31 l'abbiamo visto prima, bello sulla curva di traverso, grintoso, qui si vede che è un po' esagerato e ha finito la sua gara. Si è visto partire un altro Clio che non ha Massimiliano Blardone in macchina, c'è Generelli alla guida. Adesso il 32, lo vediamo subito dietro il Clio Williams con il 33. Eccolo qui, il Clio davvero, Tanino, agilità, potenza, hanno davvero tutti gli ingredienti per fare bene su queste prove. Sì, attualmente nella classe A7 è la miglior macchina, tanto è vero che ci saranno una ventina di concorrenti con questa macchina qui. In questa prova speciale volevo far notare che c'è un po' di rivalità, in quanto le macchine si susseguono una dopo l'altra e quando quello dietro vede l'avversario davanti tira a prenderlo, tirando a prenderlo si può anche bocciare, e deve essere successo questo. Oltretutto adesso saranno dentro addirittura sei macchine, perché due hanno dovuto rallentare in seguito all'incidente della 31, perciò c'è uno spettacolo incredibile. Abbiamo visto una macchina praticamente dopo l'altra, quindi rallentamenti, questo fa parte del gioco della prova spettacolo, Tanino, come dicevi te in precedenza. Per fortuna comunque migliori hanno potuto avere, diciamo, strada libera senza problemi. Attenzione, perché abbiamo visto uscire dalla macchina Martinelli che con la sua Opel, quindi esce di scena, lo vediamo subito con il telefonino a spiegare il danno. Qui Generelli